Vangelo del giorno, domenica 10 gennaio, battesimo del Signore. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: "Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo." Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito scendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: "Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento." Celebriamo oggi la festa del battesimo di Gesù. E la liturgia ci fa fare un balzo molto in avanti, l'inizio della vita pubblica di Gesù, quindi sono trascorsi da quel Natale circa 30 anni. E questa è la terza manifestazione di Gesù. Si manifesta al mondo e qui oggi viene dichiarato il Messia. La voce del Padre che la gente ode non è l'unica volta che l'ascolteremo, perché l'ascolteremo sul monte durante l'episodio della Trasfigurazione, l'ascolteremo in Giovanni 12 quando, secondo la profezia, Gesù entra a Gerusalemme e la voce dice: "L'ho glorificato e lo glorificherò ancora", la voce del Padre. Ma qui scende in Gesù tutto lo Spirito Santo. Ed è importante questa festa ed è importante quanto avviene nel Giordano. Gesù si spoglia della sua volontà e l'affida totalmente al Padre. Ecco che lo Spirito può agire in lui perché c'è questa opera di spogliazione. E questo è l'insegnamento. Più noi ci lasceremo lavare nelle acque dello Spirito Santo, nelle acque della grazia, e più il Signore potrà agire, operare in noi e attraverso di noi. Quindi meno io, più Dio, meno la nostra parola, più la parola di Dio, meno le nostre azioni, più le azioni fatte in noi che sono azione secondo la volontà di Dio. Non possiamo essere discepoli di Cristo senza lo Spirito Santo. Non possiamo essere discepoli di Cristo senza l'obbedienza allo Spirito di Dio, alla parola di Dio e alla Chiesa, maestra, sposa di Cristo. E allora continuiamo questo cammino con più fede, con più vigore e lasciamoci modellare dallo Spirito del Signore. Oggi è anche bello, se ne avete voglia, far memoria del vostro battesimo, di quel giorno di grazia che vi ha fatti figli di Dio, cristiani appartenenti alla Madre Chiesa.